80 milioni di dischi venduti, più di 40 album registrati ed oltre 3.000 concerti in quasi tutto il mondo. Roby Facchinetti, all'anagrafe Camillo Ferdinando Facchinetti, ha raccontato sul palco di Piazza 20 Settembre a Fanno la sua vita, vissuta e restituita al pubblico nell'autobiografia Che spettacolo è la vita, la mia storia. Pubblicato nella ricorrenza degli 80 anni festeggiati il 1 maggio 2024. Emozioni, sogni, affetti e carriera. Dalla Valle di Astino alla famiglia costruita con l'adorata Giovanna, dai primi amori dell'adolescenza ai tour mondiali, dal rapporto con nonni e genitori all'affetto per Papà Roncalli, dalla gavetta musicale negli anni 60 ai successi con gli Amici per Sempre, i Pooh. Durante l'incontro, organizzato da Passaggi Festival, l'artista ha raccontato anche aneddoti, collaborazioni artistiche e il senso dell'amicizia, come quella con Stefano Dorazio. Nel suo libro lei racconta dall'infanzia ai suoi più grandi successi, ma riprendendo alcune parole di un brano di 8 anni fa, Ma che vita la mia, lei dice, parla di un quarto d'ora di gloria. Possiamo dire che però questo quarto d'ora di gloria dura da tutta la vita, qual è il segreto? È un quarto d'ora alla volta, no? Ma il segreto, beh certo, diciamo che l'amore per il proprio lavoro, e poi ho avuto la fortuna veramente di trasformare una grande, grande passione che è diventata poi un mestiere. La musica è la migliore medicina, per cui devo dire che ci sono veramente tante alchimie che mi hanno permesso di arrivare fino ad oggi. E non è finito qui, perché fino a quando ho la fortuna di avere la fantasia, perché per un artista la fantasia è la cosa più importante, no? La fantasia è l'amore per la musica e tutto quello che riesce comunque a regalarmi la musica, e continuerò a salire sul palco. Ha dei rimpianti musicali? Ad esempio, quando facciamo Sanremo e vincemmo Sanremo con Uomini Soli, non sapevamo che con questo brano potevamo anche vincere, per cui il giorno dopo ci siamo trovati per diritto a fare l'Eurofestival e non eravamo assolutamente preparati, non avevamo neanche il brano, perché all'epoca bisognava portare un inedito, non avevamo il brano inedito e non l'abbiamo potuto fare. Abbiamo lasciato per diritto a Toto Cutugno, che arrivò secondo quell'anno, andò lui e lo vinse. Non finiva mai di ringraziarci, ha proseguito Facchinetti, ma oggi ha detto: se devo pensare a questo grande artista che purtroppo non c'è più, devo dire che questo rimpianto lo sento molto meno, sono convinto che stia facendo musica con Stefano Dorazio. Ci sono stati invece degli incontri che hanno cambiato il vostro percorso? Beh, l'incontro con i Pooh, perché quello sicuramente ha cambiato la mia vita, ha cambiato tutto, perché io ho incontrato i Pooh a aprile del 1966, perché ci siamo trovati a Bologna a suonare nello stesso locale, e quando alla fine della serata mi chiesero se avevo questo piacere, questa voglia, questo desiderio di entrare a suonare con loro, ho capito che era arrivato per me, no? Il famoso treno, che su questo treno dovevo assolutamente salirci. Lei però con i Pooh ha girato l'Italia, ha girato il mondo. C'è qualcosa in particolare che ha sacrificato per la musica e per la carriera? Beh, la famiglia, i miei figli, mia moglie, questo sì. Noi, vabbè, lo diciamo sempre, abbiamo veramente, come hai detto, anticipato anche tu, dedicato tutta la nostra vita, e anche a tutt'oggi. Noi fra pochi giorni ripartiamo con la tournée estiva, che è una tournée, sarà una tournée fantastica. Diciamo che i rimpianti anche su questo fronte, nei confronti della famiglia, sì. Io non ho potuto assistere, che ne so, ai miei figli la prima volta che hanno pronunciato la parola papà, piuttosto che il primo giorno di scuola o dell'asilo. In alcuni dei miei figli questo non l'ho potuto fare, e ad oggi posso dire che è una cosa che non ho potuto vivere ed è un rimpianto. A proposito di concerti, vedremo i Pooh anche nel nostro territorio, a Cattolica Senigallia, per cui intanto buon Passaggi Festival. Grazie. Grazie. Facchinetti, a differenza di altri ospiti, non solo ha rilasciato interviste, ma al termine della conversazione sul palco con il giornalista Claudio Salvi si è fermato per il firmacopie e per le foto con i suoi fans.
musica.